Parliamo di questa bellissima e singolare iniziativa che Poste Italiane oggi ha voluto dedicare al grande maestro Camilleri con l'emissione di un annullo filatelico speciale. Sì, allora ricordiamo che oggi il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso 3 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Le eccellenze italiane dello spettacolo. Sono dedicati proprio ad Andrea Camilleri, Gigi Proietti e il Ennio Morricone. E per l'occasione viene realizzato, diciamo, un timbro filatelico che ha la stessa immagine del francobollo. Si appone su una cartolina filatelica, su una busta o qualunque altro supporto, diciamo, cartaceo. Un'iniziativa sicuramente bella, lodevole, non solo per il territorio, ma che fa onore anche a Poste Italiane. Sicuramente, perché Poste Italiane è sempre presente, molto vicino al territorio, in tantissime attività e soprattutto con la filatelia, dove richiama, diciamo, l'attenzione alla scrittura, al tempo di quando si scrivevano le lettere, le cartoline. Si cerca sempre di portare avanti questo tipo di iniziativa, ecco. E il francobollo, diciamo, è un veicolo che ci porta emozione, quindi ci fa passare dei momenti particolari. Ricordiamo che l'annullo filatelico è speciale solo per oggi, poi lo stampo verrà distrutto. Allora, il timbro è disponibile per altri 120 giorni presso lo sportello filatelico di Agrigento, dopodiché partirà e andrà come sempre, come tutti i timbri postali, al Ministero, al Museo Storico che c'è a Roma. Quindi, diciamo, chi vuole approfittarne può fare. Approfittare per 120 giorni, certamente. Fra l'altro abbiamo dei prodotti correlati al francobollo, che è il folder, la cartolina filatelica, la tessera filatelica e la busta primo giorno con il francobollo e il timbro primo giorno. Giusto riconoscimento ad un grande di questa nostra terra, un grande che non ha mai dimenticato di essere siciliano e che ha consentito di conoscere questa Sicilia bellissima in tutto il mondo, sia per quello che ha scritto, perché sono opere uniche, in pratica con un linguaggio che è veramente originale, tutto suo, e poi ovviamente grazie alla Fission, che come dicevo prima è stato un ottimo prodotto esportato in tutto il mondo. Quindi sono veramente molto lieta oggi di essere qua, e un plauso a Poste Italiane, perché è veramente un'iniziativa bellissima, lodevole. Lei è un'estimatrice, diceva, di Camilleri. Io sono innamorata di Camilleri, ho letto praticamente tutti i suoi libri e una volta ogni tanto ne prendo uno e lo rileggo, ma è stata una scoperta che ha appassionato me e devo dire anche tante persone della mia stessa famiglia. Eravamo tutti sempre in attesa del nuovo libro e poi questo prodotto televisivo splendido, veramente splendido, che abbiamo gustato. E mi sono trovata anche all'estero e per caso, accendendo la televisione, ho visto pezzi di Montalbano anche in francese. Quindi, per dire, siamo in presenza di una cosa unica. Lui ha fatto tantissimo, un genio, ecco, secondo me un genio dei nostri tempi. Un siciliano che ha fatto grande il nome della Sicilia. Sì, è un evento straordinario che Poste Italiane, insieme al MISE, al Ministero per lo Sviluppo Economico, ha deciso di effettuare, di celebrare qui in questa città. Gli altri saranno effettuati a Roma, in contemporanea eccellenza dello spettacolo, veramente dei geni assoluti come Ennio Morricone, Gigi Proietti e Andrea Camilleri, celebrati oggi qui a Porta Empedocle. È un segnale bellissimo, il riconoscimento anche di questa città che è stata fonte di grandissima ispirazione per il maestro. E diciamo Porta Empedocle, Andrea Camilleri e Porta Empedocle, nel senso che c'è una tale intimità, un rapporto così profondo che non si può dissociare l'uno dall'altro. Ed è bellissimo anche sia il francobollo che l'annullo, perché riporta proprio l'immagine di Andrea Camilleri. È una chicca per questa città che merita di essere rivalutata dal punto di vista culturale. Il mio sogno sarebbe davvero che questa città diventasse un po' patrimonio dell'UNESCO per la sua prestanza letteraria, in campo letterario. Questa stessa torre che
la Torre della Strage dimenticata era il centro culturale e sociale Torre di Carlo V, di cui faceva parte Andrea Camilleri, cui veniva Leonardo Sciascia. Ieri abbiamo celebrato il genetriaco di Luigi Pirandello e qua ci sono le spiagge dei due grandi scrittori, la spiaggia del caos e la spiaggia Marinella, quindi diciamo che chi venisse qui al mare non gusterebbe soltanto il solito turismo balneare, ma un turismo che sa di letteratura, sa di cultura, sa di poesia e di tanto altro. In vista del post-Covid, l'estate 2021 in Pedoclina, organizzerete qualcosa? Ma certamente, ancora stiamo appunto organizzando, anche perché è di praticamente di ieri la possibilità di effettuare spettacoli, c'è stato un allargamento delle maglie, quindi abbiamo concordato anche con le autorità di sicurezza perché si devono predisporre almeno 15 giorni prima gli eventuali spettacoli e quindi, non sapendo della possibilità di effettuarli, siamo in fase di programmazione, ma sicuramente faremo tante cose belle come negli anni passati, speriamo ancora meglio, insomma.